Mister, buonasera, Antonino Caravella, tifo Grifo, Agenzia Stampa Italia. Allora, si interrompe qui i risultati positivi della sua squadra. Avete avuto anche voi le vostre occasioni il secondo tempo per poter riaprire la gara, non sfruttate adeguatamente. Come giudica la prestazione dei suoi ragazzi? Ma no, io i ragazzi ho poco da rimproverare per questa partita dove abbiamo fatto secondo me una prestazione di alto livello. L'unica cosa dove siamo mancati è nelle finalizzazioni, perché nel primo tempo penso che abbiamo fatto molto meglio noi del Perugia, anche come a livello di gioco, a livello di situazioni da gol create. Poi dopo prendiamo gol in maniera leggera a fine primo tempo, e su quel gol lì poi il Perugia ci ha fatto la partita. Abbiamo avuto occasioni per riaprirla, non siamo riusciti a farlo. Quando non si fa gol, chiaramente le partite si perdono. Forse, mister, nel vostro momento migliore, io mi riferisco al primo tempo, è venuto fuori quel gol al 44esimo che forse non vi aspettavate, va un pochino anche demoralizzato, no? da un punto di vista. No, è vero, il primo tempo penso che sia stata una partita equilibrata dove abbiamo fatto molto meglio noi, e poi siamo stati un po' leggeri, un po' disattenti su questo fallo laterale da cui poi è scaturito il primo gol. Quelle sono disattenzioni che purtroppo ti segnano poi le partite, perché andare al riposo sullo 0-0 chiaramente per noi era diverso rispetto a andare sotto. Poi da lì, ripeto, il Perugia è stato bravo a fare il secondo tempo su questo pareggio, su questo gol del primo tempo. Noi non siamo riusciti a riaprirla, quello è un altro rammarico, perché avessimo fatto il 2-1 probabilmente avremmo fatto un forse in finale diverso. Senta, mister, siete andati a vincere su campi difficili come Ferrara contro la Spalla e soprattutto Sassari contro la Torres. Perugia come l'ha vista oggi come squadra? Ma no, il Perugia è una squadra che ha giocatori di qualità, giocatori anche di categoria superiore. Oggi penso che questa differenza fra le due squadre non si sia per niente vista. Noi, i nostri ragazzi sono venuti qua a giocarsela senza problemi, spensierati, e ripeto, siamo mancati solo nella realizzazione, nel tiro in porta negli ultimi 16 metri. Ecco, mister, la scelta di tenere in panchina Guerra, che tra l'altro è un giocatore importante, perché diciamo che è il vostro capocannoniere, se non vado errato, no? È stata una scelta dettata da un discorso tecnico oppure Simone ha avuto un problemino a metà settimana, abbiamo preferito gestirlo perché non era al top della condizione, è solo dovuto a questo discorso qua fisico. Si aspettava un campionato, un cammino della sua squadra così? Ma noi abbiamo fatto un girone d'andata molto altalenante dove abbiamo regalato punti per errori di inesperienza, di gioventù. Mi aspettavo sicuramente una crescita che c'è stata da parte dei ragazzi, e il fatto poi di aver fatto tutti questi risultati consecutivi ci ha permesso di giocare anche più tranquilli, più spensierati, però penso sia sotto gli occhi di tutti la crescita di questa squadra dall'inizio del campionato ad oggi, che poi è il nostro obiettivo primario, insomma. Però mister, è una squadra diversa dal girone di andata, cioè avete fatto un ottimo girone di ritorno, vi è mancato il giorno di andata. Come lo spiega questa doppia fase? Sì, me lo spiego col fatto che noi comunque ogni anno arrivano sempre ragazzi giovani dalla primavera che devono integrarsi, avevamo fatto diversi acquisti a fine mercato, quindi tutti i ragazzi giovani che devono capire anche com'è la categoria. Ci abbiamo messo un po' perché comunque abbiamo avuto difficoltà nella parte iniziale del campionato, poi quando i ragazzi sono cresciuti hanno capito com'è questa Serie C, le qualità ce le hanno, le hanno sempre avuto e le avute, le stiamo dimostrando di poterci stare anche in posizione di classifica di un certo tipo. Le posso chiedere il suo parere su questo campionato, a parte il Cesena che abbiamo visto che sta facendo un campionato a sé, e la Torres forse che sta prendendo come secondo posto un pochino, no? Sì, Cesena sta facendo un campionato a parte, la Torres ha tenuto il passo del Cesena fino a un certo punto, poi incappate in qualche risultato negativo. No, è un girone molto difficile dove non ci sono partite scontate, dove anche quando ci sono magari tanta differenza di punti in classifica, poi in campo le partite vanno sempre sudate, vanno sempre lottate. È un bel girone dove è sempre difficile avere la meglio sull'avversario. Grazie. Grazie a voi.